Come? Ancora chiuso? Ma non siamo mica in anticipo. Sono le 9 passate. È la cara Margot che non è puntuale. Ma non era mai successo? No, finora. Sai, ho la vaga sensazione che ieri sera la nostra bambola abbia fatto baldoria e che, stordita dai balli e dai bicchieri, sia stesa priva di sensi a letto. Ormai è in ritardo di mezz'ora. Scommetto che non riesce a tornare in sé. Dov'è che abita? Lo sai benissimo dove abita. Ah già, deve essere qui intorno. Non mi dire che non ci sei mai stato. Io? Mm-hmm. Ah sì, adesso mi ricordo, è vero. Sembra un po' un casermone, eh? E infatti, a lei non va di spendere troppo per l'alloggio. Forse è il caso di chiamare il grande capo. Così la sbrana, quello lì. Solo perché si è svagata un po' e ancora dorme. Mm-hmm. Perché non rispondi al telefono? Voglio che lo faccia tu. E va bene. Linder? Sì, ma sono già le 10. Non avete un'altra chiave? Allora qualcuno la vada a prendere. Sapete dove abita? D'accordo, sì, sì. E se volete prendete un taxi. E che la signorina Glogau mi telefoni qui immediatamente. E se le è capitato qualcosa? Cosa vuoi che le sia capitato? Avanti, dimmelo. So soltanto che questa storia mi piace sempre di meno. La radio è accesa. Se fosse uscita, non l'avrebbe lasciata accesa. La risponde? Ma che? È che non è venuta al negozio e dovrebbe darci la chiave. Chi è giovane ha il sonno profondo. E invece io... non dormo quasi per niente. Ma vado avanti lo stesso. C'è la radio accesa. L'ho sentita tutta la notte. Forse dovreste far forzare la porta. Ora forzano la porta. Ma non c'è il telefono? Certo, le abbiamo telefonato, ma non rispondeva nessuno. Ma che cosa è successo? Purtroppo è una brutta ferita nella regione occipitale, con sospetta frattura della base cranica. Stefan? Solo un momento. Io non credo che sia stata colpita su quel letto, tu? No, la persona che l'ha uccisa l'ha stesa dopo sul letto. Sembra composta per la bara. Bella ragazza. Già. Di chi si tratta? Il nome è Margot Glogau, commessa di boutique, età 23 anni. La porta era chiusa? Sì, era chiusa a chiave dall'interno. Sarà stata lei a far entrare l'assassino.
Morta. L'hanno uccisa, per quel poco che ho potuto capire. Dentro c'è ancora la polizia. L'hanno uccisa? Ma chi? Sospettano già di qualcuno? Non lo so. Oh, buon Dio, avranno pur detto qualcosa. Qualche supposizione la staranno facendo. Davvero, non lo so. Si può entrare? Credo che l'aspettino. Che terribile disgrazia. Così non l'avevo mai visto. Neanch'io, no? Io mi chiamo Linder. Sono il proprietario del negozio dove la signorina Glogau lavorava. Sono sconvolto. Sì, sono fuori di me. Io avevo... Noi, anzi, la mia famiglia ed io, avevamo un rapporto del tutto speciale con lei. Sa, non il solito rapporto che c'è tra padrone e dipendenti. La invitavamo spesso a casa perché... Sì, era una ragazza intelligente con cui ci piaceva discorrere. Una ragazza davvero, davvero affascinante. Questo glielo può confermare chiunque. Era apprezzata da tutta la clientela. L'hanno violentata. Cosa? Ah, non ci avevo ancora pensato. Comunque, sa, faranno l'autopsia e avremo notizie anche su questo. E voi ancora non avete qualche indizio o sospetto su chi sia stato l'assassino? No, ancora no. E sull'ora della morte? Sì, risale a ieri sera. È già sopraggiunta la rigidità cadaverica. Rigidità. Mio Dio, che brutta parola. Se avesse conosciuto quella ragazza, la sua vitalità, la sua prodigiosa vitalità interiore. Non so se lei può capire cosa intendo. Mi scusi, posso telefonare? Chi vuole chiamare? Perdoni se glielo chiedo. Mio figlio Berthold, vede, ieri pomeriggio lui è partito per la montagna. A Laingris. Abbiamo una casa lassù. Lui a quella figliola, a Margot, era affezionato. Però, badi, non voglio che mi fraintenda, non era la sua amichetta. La conosceva soltanto molto bene, dati i loro continui rapporti di lavoro. Io le ho già detto che lei... aveva una grazia e un fascino singolari. Ecco, una sorta di intima allegria. E questo, sa, su mio figlio faceva sempre un grande effetto. Già. Ma lei voleva chiamare suo figlio, non è vero? Se lei permette. Ma naturalmente, gli telefoni pure. Ah, non ci faccia caso, hanno solamente preso le impronte digitali. Ah, capisco. Perché mio figlio non risponde? Aspettava che lei lo chiamasse? No. No, 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 di sicuro sarà lì in giro. Lui che cosa fa? Dico di lavoro. Lui è stilista di moda e a volte, sa, si ritira alla Ingris per poter lavorare tranquillo. Sul momento pare che non lavori. Come dice? Dato che non risponde. Vuol dire che lo chiamerò da casa.
Rimarrà sconvolto, ne sono certo. Vuole vedere il cadavere? No! No. Vede. Vede, sono cose che mi fanno paura. Su, venga. Io non so resistere. Ecco, ho finito. Andiamo? E se ne andiamo, sì. Che cosa hanno detto gli altri inquilini? Non avevano niente da dichiarare. Ah, e il suo dirimpettaio? Fa il tranviere, è in servizio. È ancora da interrogare. Torneremo poi. E anche questa è fatta. Bene. L'ho vista. Ma perché? Perché l'hai fatto? L'ispettore ha insistito, io che potevo fare? Ha detto, su, venga. Una scena terribile. Hai telefonato a Bertolt? Non ha risposto. Ma perché? Gli avevamo detto che l'avremmo chiamato. Ma se ti dico che non ha risposto? Ma perché? Perché? E vallo a sapere. L'ispettore di polizia ha voluto il suo indirizzo e anche il numero di telefono. Questo non ci voleva. E se adesso l'ispettore gli telefona? E io come lo posso impedire? Un momento, prego. Il signor Linder? Bertolt Linder? Che sta dicendo? No, non può essere. Io non ci credo. Mi dia il suo numero, per favore, la richiamerò. Richiama lui, vorrà assicurarsi che siamo della polizia. Ma è assurdo, che significa? Vorrà guadagnare tempo. Sì? Sì, questa è la squadra omicidi. Un momento, prego. È lui. Sono Derrick. Il signor Linder? Allora è proprio vero. E chi è stato? Chi l'ha scoperto? Chi? Le chiedo... Chi è stato? Lei sa dove abitava Margot Glogau? Sì. E c'è mai stato? Parecchie volte? Sì. Allora ricorderà quella sua foto in cornice che era nel tinello? Sì, è con questo. Ecco, adesso quella sua foto è qui sulla mia scrivania. L'ho portata con me. Perché l'ha portata lì? Signor Linder, io cerco chi l'ha uccisa e la foto mi può essere utile. Solo che da questa foto non si vede com'è ridotta ora. Mi sente? È ancora in linea? Sì. Penso che lei voglia vedermi. Avrà saputo che io ero un buon amico di Margot. Sì, infatti l'ho saputo. Ed è vero, voglio vederla. Il più presto possibile. Certo, verrò. Che follia. Pura follia. Poco fa era occupato e adesso non risponde. Stiamo agendo nel modo giusto.
E in che altro modo dovremmo agire? Sei tu? Sì, buongiorno. Come va con Bertolt? Lui è fuori. Come è fuori? Vuoi dire che ancora l'ha in gris? Sì, anche la polizia lo sa. Perfetto. E tu gli hai telefonato? Ma certo che gli ho telefonato, solo che non risponde. Cosa? E perché non risponde? Non lo so. Anche lui era d'accordo che gli avreste telefonato sotto gli occhi dei poliziotti e che a questi bisognava dire la verità, che Bertolt la conosceva, magari anche che era sua amica, purché non lo scoprissero da soli. Ma lui non ha risposto. Se tuo figlio è là in gris, avrebbe dovuto rispondere. E invece non ha risposto. Ciao, Agnes, me lo faresti un caffè? La polizia deve essere convinta che non nascondiamo niente. Qual è il numero di là in gris? Ho riprovato prima che entrassi tu. Non c'è niente da fare. Quel ragazzo deve sapersi comportare. Dipende tutto da lui adesso. Poi non potevo immaginare che fossero rubati. Posso telefonare? Sì, sì, l'apparecchio è lì fuori. Grazie. Sono io. Dove sei? Mi ha chiamato la polizia. Devo andare in questura. Da voi che cosa è successo? Passamelo. Bertolt, sono zio Harald. Perché non ti sei attenuto al nostro accordo? Dovevi rispondere al telefono. Perché non l'hai fatto? Voglio sapere perché. Non potevo. Tutto a un tratto l'ho capito. Avrei sbagliato tutto. Credetemi, è stato meglio così. Che io non abbia risposto in quel momento. No, non è affatto meglio. Così ti ha telefonato la polizia. Vogliono vedermi subito. Dunque, ora tu dirai loro quello che abbiamo convenuto insieme. Allora siamo intesi? Sei sicuro di aver capito bene questa volta? Ha attaccato. Non capisco perché. Ma che gli ha preso? Non gli può succedere niente se fa quello che abbiamo concordato. Ho una brutta notizia da dare. Lavora qui da lei un ragazzo di nome Hans Glogau? Sì. Ha telefonato adesso la polizia criminale. Hanno detto che a Monaco è stata uccisa sua sorella. Ah, questa poi non ci voleva. E che lui deve presentarsi lì al più presto. Glielo dice lei, vero? Ma certo, sì. Presentarsi dove? Deve presentarsi alla questura. Per quel ragazzo sarà una tremenda notizia. Aveva solo la sorella. E lui è un giovane che si fa voler bene. Già, già, la capisco. Io però non ho creduto opportuno dovergli dire tutto. Hans è il migliore apprendista che ho avuto da anni. È tranquillo, capace, intelligente. È come vorresti che fossero i tuoi figli. Cerchi di informarlo con delicatezza. La sorella era tutto per lui. Mi perdoni se oso darle dei consigli, ma... Beh, volevo solo dirle questo. No, no, lei non si deve scusare affatto. Mi è stato utile, grazie. Ah, eccolo. Per fortuna ti ho fermato in tempo. Che fa? Adesso non vuoi scendere? Allora, tutto a posto? Certo, tutto a posto. Di un po' hai bevuto? Un bicchiere di grappa, ne avevo proprio bisogno. Per l'amor di Dio, senti. Tu devi dare l'impressione che tutto vada in modo normale. È essenziale. Che tu sia sconvolto è ovvio, chiunque se l'aspetta, visto che eri suo amico. Bada, non troppo amico, però. Ricordatelo.
Ah, in quegli inviti a casa vostra non c'era mai niente di privato. Solo relazioni umane col personale. Lei era una brava commessa in uno dei vostri negozi e tu usavi invitare a turno a casa vostra le migliori impiegate. Così direi. E adesso, in bocca al lupo. Coraggio! Avanti. Buongiorno, sono Bertol Linder. Mi avete chiesto di venire e sono qui. Buongiorno, signor Linder. Venga avanti, si accomodi. È stato gentile a venire subito. È stato lei ad ammazzarla? Io? Malcolm. No! No! La prego, si metta a sedere. Perché è così agitato? Se lei mi fa una domanda del genere. Però lei era un suo buon amico. Quanto lei era amico? Non molto. Era un rapporto... No, dire rapporto è sbagliato. Una amicizia, limitata solamente al lavoro. Lei era un'ottima e diligente impiegata con cui io avevo a che fare in quanto disegno i modelli che lei doveva vendere. Ed ecco perché eravamo così spesso in contatto, solo per motivi di lavoro. Già, però qualche volta uscivate insieme, non è vero? È suo padre a dirlo. Mio padre? Mm-hmm. Beh, succedeva quando avevamo lavorato insieme per parecchie ore. Allora mi sentivo obbligato a farlo. Obbligato a portarla fuori. Con che frequenza usciva con la signorina Glogau? Frequenza? Ogni settimana? O tutti i giorni? No, non tutti i giorni. Ma si era creato un rapporto personale, voglio dire che lavorando spesso insieme può capitare. Non è una cosa insolita. Un rapporto personale? Vuole sapere che cosa intendo dire? Già, che accidenti vuol dire? Un rapporto intimo. Per esempio. No. No! Non essere così nervoso. Devi saper affrontare anche le peggiori situazioni. Ieri a che ora è arrivato alla Ingris? Verso le 6. Ha visto la signorina Glogau ieri? Sì. Prima sono passato nella boutique che chiude alle 6 a consegnare dei modelli da mandare in sartoria. E dopo l'ho accompagnata fino a casa. L'ho lasciata lì e sono partito. A che ora è arrivato alla Ingris? Circa un'ora più tardi. Cioè alle 7? Diciamo pure alle 7:30. Sì, a quell'ora ero già in casa. E qualcuno lo può confermare? Non saprei. Nessuno l'ha vista a quell'ora? Non so, fuori non c'era un'anima viva. Io ho aperto e sono entrato. Sono già 2 ore. E allora? Se anche lo torchiano per 5 ore, non gli può succedere niente. Adesso può andare. Deve solamente firmare il verbale. Dove? Qui. Lo sa che una falsa testimonianza costa molto cara? Posso andare? Sì, vada pure. Ancora una cosa. Vorrei la sua opinione su quella ragazza. Com'era? Non ci pensi tanto. Basta una parola. Lei era... eccezionale.
Hans Glogau? Sì, sono io. Buongiorno. Buongiorno. Si accomodi, si metta a sedere. Allora, lei sa quello che è accaduto? Sì. Il capo officina me l'ha detto. Ma lui di preciso non sapeva molto. Solo che è morta e che forse l'hanno uccisa. Però lui non sa dove e come e perché. Lei quanti anni ha? 17. Sua sorella è stata trovata in casa sua sul letto con delle ferite alla testa che ne hanno causato la morte. La polizia non ti lascerà certo in pace. Mettiamocelo in testa. Perciò stiamo attenti ad ogni cosa che diciamo e che facciamo. Ancora non ce l'abbiamo fatta. Sì, lei mi scriveva. E molto spesso ci sentivamo al telefono. Ogni due giorni, quasi. Insomma, praticamente eravate sempre in contatto. Sì. Non avevo nessun altro. Anche sua sorella era così sola? Lei aveva un caro amico, Bertolt Linder. Diceva che era molto gentile. È il figlio del padrone. Era un'amicizia molto stretta? Non saprei. Non me lo ha mai confidato. So che lei era molto simpatico. Ma che ne dice lui? È stato qui adesso. Ieri sera all'ora del delitto era là in gris. Così ha detto, ma è da provare. Perché lei non gli crede? Noi dobbiamo dubitare di tutto per principio. Sarà disgustoso, ma purtroppo per noi è così. Immagino che lei non riparta subito. Sa già dove alloggiare? No. Se vuole andare a casa di sua sorella, abbiamo noi la chiave. Oppure preferisce un albergo? Io però non ho soldi. Andrò a casa sua. Certo, bene. Allora, l'accompagniamo noi, d'accordo? Perché ha la sua foto sulla scrivania? Oh, beh, ci è capitata per caso, ma la consideri sua. Tenga. Grazie. Scusi una parola. Lei è il vicino della signora Glogau? Sa cos'è successo qui? Sì, sì. Ho saputo di quella sua brutta morte. Sì, ieri sera. Lei ieri sera era in casa? Sì. Bene. Allora le farò visita. Sono della squadra omicidi. Sì, come vuole. Se lei non si sente di restare qui, posso capirlo. Troveremo il modo di sistemarla altrove. No, no. Ce la farò. Bene. Posso dare un'occhiata? Naturalmente. Mi metterò qui. Benissimo. Quando venivo a trovarla dormivo qui, sul divano. Posso fare una telefonata? Ma a chi vuole telefonare? Ce l'ha il suo numero. Che numero vuole? Quello di Bertolt. Vogliono Bertolt. Ma chi è?
E che ne so io? Per Giove, domanda allora. Pronto, chi parla? Io sono Harald Linder. No, mi trovo solo per caso qui da mio fratello. Lei vuole parlare con mio nipote? Sì, credo che sia in casa. Se aspetta un momento lo faccio cercare. Mi scusi, posso chiederle di che si tratta? La polizia un'altra volta. Non gli basta la testimonianza che hai fatto? Insomma, hai idea di cos'altro vogliano? No. Su, vieni. Cerca di stare calmo, chiaro? Pronto? Attenda un momento, arriva. Sì. Bertolt. Sono Hans. Cosa c'è? È suo fratello. Di che sei rimasto molto scosso e stravolto. E se mi vuole vedere? Non oggi. Non adesso. Che succede? Coprono il ricevitore. Allora? Bertolt. Anzi, io mi sento sconvolto. Non ti so neanche dire come mi sento. Da quando ho saputo io non riesco, non so come. Bravo, una recita davvero molto convincente. Ha detto che lui è sconvolto. Tanto che non riesce a parlare. Ha riattaccato. Pazienza. Lei conosce bene Bertolt Linder? Sì. C'ero anch'io qualche volta quando uscivano insieme. E cosa ne pensa? Può essere lui l'assassino? Potrebbe averla uccisa durante una lite, per esempio. Metta che abbia avuto il timore di perderla. E che... Sa, i moventi per fatti del genere possono essere tanti. Un'offesa, una provocazione. Io gli parlerò. Domani o anche prima. Come trovi quel giovane? Mi ha fatto un'ottima impressione. Come ha detto il suo capo? È come vorresti che fossero i tuoi figli. Possiamo entrare, signor Suslov? Beh, veramente mi sto preparando la cena. Non ci fermeremo a lungo. Grazie. La sua vicina è morta ieri sera tra le 6 e le 8. Lei durante quelle ore era in casa? Signor Suslov. Dovevate venire proprio adesso? Ci stanno bruciando le patate. Ma ci mancherebbe altro, a quello ci penso io. Veramente gentile. Che volete sapere? Se lei era in casa tra le 6 e le 8 di ieri sera. Lo vede quando torno a casa, no? Ogni santo giorno a quest'ora, le 5 e mezza. Ho capito, quindi anche ieri sera tra le 6 e le 8 lei era qui. Già, e come vede, a quest'ora io mangio. E più o meno a quest'ora, proprio dietro a questa parete, è stato commesso un omicidio. Allora? Lei ha sentito niente, qualcosa di insolito, di strano? Signor Suslov, per cortesia, cerchi di ricordare. Lei potrebbe aiutarci a scoprire l'assassino. Visto che vuol darsi da fare, mi prendo un piatto e lì dentro. Agli ordini. Dunque, lei vuol sapere che cosa ho sentito. Musica. Sì, tutta la sera musica. E per tutta la notte. Bisogna essere scemi per lasciare la radio accesa di notte. E con tutta questa musica di sera e di notte lei non ha mai reclamato? Chi ha più riguardo oggi? Neanche lei ce l'ha.
Vede che sto cenando e viene a rompere le tasche. Allora, questo piatto? Servito, piatto e forchetta. Allora lei ha sentito la musica. Ha sentito anche delle voci? No, non ho sentito delle voci. Dovessi far caso a questo. Di voci il palazzo è pieno. C'è altro? Hanno ucciso una ragazza qui, con cui lei abita porta a porta. Non le interessa? Che cosa interessa a lei? Non mi interesso degli altri e nessuno si interessa di me. Ora mi lasci cenare. Nella credenza ci sono dei biglietti da 1000 marchi. 5 per l'esattezza. Oh, senti. Direi che è una bella sommetta. E lei la tiene lì, in vista nella credenza. Vuole lasciarmi in pace adesso? O le chiedo troppo? Bertold, vieni di là. C'è la polizia. Che diavolo vogliono ancora? No, non lo so, non lo so. Come ti senti? Non posso restare qui. Bertold, ma io che cosa gli dico? Insomma, digli che sono stanco, che sono malato. Sei impazzito, vieni con me. No, non posso, pretendi troppo. Su, avanti. Si accomodi. Grazie. Buonasera. Ah, buonasera. Sono Harald Linder, fratello del padrone di casa. Ah, ecco. Agnes, offri qualcosa da bere ai signori. Cosa gradiscono? Oh, niente, signora, grazie. Speravo non foste qui solo per servizio. Mi dispiace, non ho altri motivi per essere qui. Già, ma prego, si accomodi. Molto gentile. Posso chiederle qual è la sua professione? Faccio l'editore. Ah, e in che settore? Edizioni d'arte. Lei avrà certo saputo della ragazza uccisa. Naturalmente. Lei era una dipendente di mio fratello. Com'è che si chiamava? Margot Glogau. Già, è vero. Una ragazza d'oro. Graziosa, sicura di sé, efficiente. Dico bene? Sì. Ragazza d'oro, graziosa, sicura, efficiente. Ma il nome non lo ricordava. Noi ora vorremmo interrogare suo nipote. Non viene qui? Buonasera. Oh, buonasera. Buonasera. Si era già messo a letto? Sì, stavo solo riposando un pochino. Gli avvenimenti l'hanno spossata. Eh sì, naturalmente. Capisco bene. A proposito, tanti saluti da Hans Glogau. Grazie. Già, siamo venuti a sapere da Hans che lei era molto legato a sua sorella Margot. Sì. Legato sentimentalmente, dice lui. Infatti. E che vuol dire? Lei sa che io la conoscevo. E ora le dirò che impressione me ne ero fatta. Sì, era molto graziosa. E tuttavia era ben conscia di esserlo. E ostentava questa sua bellezza in maniera deliberata. Dico qualcosa di sbagliato? No. Agnes? No. Robert, tu stesso avevi detto... Quella ragazza ha un modo di fare che incanta chiunque, anche i clienti. Questa Margot era un vero affare. Di tutte le nostre filiali è la sua che vende di più. Perché ci dice queste cose? Dato che lei si scaglia su mio nipote, le dimostro che quella ragazza era capace di far girare la testa a ben altra gente. Questo non dovete dimenticarlo. Cercheremo di non dimenticare né questo né altro. E lei come ha potuto dimenticare il suo nome? Già, può succedere, certo. Bene, è tutto, grazie. Il vero motivo per cui noi siamo qui è che Hans Glogau vuole a tutti i costi incontrarla, e anche noi, per verificare gli orari. L'ora in cui ha accompagnato a casa Margot Glogau, se davvero è partito subito dopo, e a che ora è arrivato la Ingris. Sa, non finiscono mai le indagini. A domani, eh? Domani mattina? Alle 9 va bene? Grazie. Io avrei... Avrei un'altra domanda per il signor Linder. Lui è... No, no, non riguarda suo fratello. Io pensavo a suo figlio Bertolt. Come lo giudica lei? È un bravo ragazzo. Del tutto incapace di fare del male. Buonanotte. Incapace di fare del male. Chiunque è capace di farlo, dipende dalle circostanze.
Hai perfettamente ragione. Peccato che non le conosciamo le circostanze. Vogliono verificare gli orari. Che significa? Credevo li avessero accettati. Perché? Come mai ci tornano su? Bertolt, ti ha visto nessuno oltre il vicino? Non lo so. In quel palazzo c'è un tale Viavai. Beh, non sono stato attento. Abbiamo dato a quello là 5 bigliettoni da 1000. E se avesse parlato lo stesso? Bertolt, dove vai? Vuoi lasciarlo tranquillo? Avanti. Ah, buongiorno. Entri, entri pure. Harry, fammi il favore, continua tu. Lei venga con me. Venga, prego. La prego, adesso mi lasci solo. La prego. Il rapporto tra Bertolt Linder e Margot era dunque molto affettuoso. Sì, quei due non facevano altro che chiamarsi al telefono. Poi, durante la pausa, si incontravano. E la sera lui passava al negozio a prenderla. Mm-hmm. Insomma, non era un legame che tenevano nascosto. Ma no, non direi proprio. No, tu che ne dici? Beh, era un tipo strano, tutta particolare. Cioè, come particolare? Sai, il modo di fare che aveva. E che modo aveva? Beh, vede, lei sorrideva a chiunque, ma dava la sensazione come se ti invitasse. Sai, io non so proprio dire il perché. Dava sempre l'impressione, comunque, di aspettarsi qualcosa. Dunque, anche da lei? Beh, il buffo sì, era che io non potevo esserne sicuro, sapendo di lei e Bertolt. Eppure, quante volte ho pensato, se mi butto, quella ci sta. Quando l'altra sera Bertolt Linder è venuto a prendere Margot, come d'abitudine, voi eravate ancora nel negozio? Sì, poi siamo usciti insieme. Ne hanno parlato loro oppure l'avete capito da voi che lui voleva andare in montagna? È la prima volta che lo sento. Margot aveva fatto la spesa proprio per restare con lui a cena. Questo io avevo capito. Nessun accenno alla Ingris. Ma io l'avrei saputo se andava alla Ingris. Perché passava in boutique più presto quando ci andava. Dico bene? Dice bene. Allora siamo. Beh, che cosa vi stavate dicendo? Senta un po', signor Linder. C'è un'accusa pesante nei suoi riguardi.
Il signor Dorsen e la signorina Becker affermano che lei l'altro ieri non aveva nessuna intenzione di andare in montagna. Tant'è vero che Margot aveva fatto la spesa per cenare a casa sua insieme a lei. È vero, avevamo deciso di restare insieme a cena. Ma poi ho pensato che sarei arrivato alla Ingris troppo tardi. Così ho deciso di aiutarla a portare la spesa a casa sua. E sono subito partito per la montagna. Ah, sì. Vede, il fatto è che alla Ingris hanno visto la luce accesa a casa sua solo molto dopo la mezzanotte. Sa che se le tende sono chiuse, la luce non si vede? Ha aspettato la mezzanotte per riaprirle. Tu, Hans, adesso vieni con me. Avanti. Prego. Allora, Hans, vuoi dirmi cosa vi siete confidati? Niente di speciale. Capisco, non ti va di aiutarmi. Perché non vuoi? Stefan, a che punto siamo? Peggio di così non potrebbe andare. Troppo gentile con tutti. Ma che aveva di così strano? Diciamo di così seducente e inconsapevolmente provocante. Il che espone sempre a dei rischi. Lei ci deve spiegare soltanto una cosa. Da dove vengono quei 5 biglietti da 1000 che abbiamo visto nella sua credenza? La lasciamo in pace subito, purché ce lo spieghi una volta per tutte. E ci convinca. Oh, certo che ci convinca. Dove va? Torni qui. Su, si sieda. Le ho detto di sedersi. Se il denaro è suo, se l'ha prelevato dal suo conto in banca, questo si può verificare. È la cosa più semplice che esista. Ah sì, va bene, teneteveli pure. Me ne strafrego di quei 5.000 marchi. Me ne strafrego di tutto. Figuriamoci di quello che fanno nel palazzo. O nell'appartamento a fianco, non me ne frega un accidente. Quei soldi da chi li ha ricevuti? Il nome a quello mica gliel'ho domandato. Oh, allora era un uomo. E per quei soldi cosa ha voluto in cambio? Che non rispondessi a tutte queste domande. Ci dica quello che ha visto, signor Suslov. Vuole sapere che cosa ha visto? Che quella ragazza ha ricevuto visite. E si è portata in casa due uomini, che tutti e tre se la spassavano. Dopo il telegiornale ho portato giù l'immondizia. Allora è uscito fuori quel giovanotto. Signor Suslov, sa dirmi dove c'è ancora un negozio aperto per comprare del vino? Io gli dico, vino a quest'ora, dopo le 7. Allora deve cercarci un'osteria. Poi, alle 11:30 di sera, qualcuno mi butta giù dal letto e mi dà quei 5 bigliettoni, purché io non dica niente e non abbia visto nessuno. Ora finalmente sappiamo quello che è successo. Già, non erano in due nell'appartamento, ma in tre c'era anche lo zio. Bertolt Linder si è assentato per comprare il vino e lo zio è rimasto. L'ha uccisa lui, Stefan. Signor Linder, dalla deposizione resa dal vicino della signora Glogau, il signor Suslov, sappiamo che gli ha messo in mano 5.000 marchi per ottenere il suo silenzio. È che... Lo sapevo. Lo sapevo che non poteva finir bene. Confessa. Racconta tutto. Basta con tutti questi sotterfugi. Lei non sa in che inferno viviamo da due giorni.
Dunque Soslov ha parlato. Infatti. Ma cosa ha detto? Ha detto che suo figlio e suo fratello si trovavano entrambi nell'appartamento di quella povera ragazza. E che suo figlio uscì per comprare del vino all'osteria. E che quando è tornato la ragazza era già morta. Io devo riuscire. Devo riuscire a spiegarglielo. Lei sa, ed è fondamentale saperlo, che Margot aveva... Io gliel'ho già detto, sì, aveva un fascino del tutto particolare. Era affettuosa con tutti, con chiunque, ma... questo poteva a volte anche essere frainteso. E mio fratello l'ha frainteso quando si è trovato solo con lei. Lui me l'ha confessato. Quando una si comporta come quella ragazza, non c'è niente da fraintendere. Si capisce quello che va cercando. Vi giuro, non c'era niente da fraintendere. Non sono nato ieri. E quando lei ha detto, manca il vino, Bertolt, lo vai a comprare? Ho pensato, lo manda via per restare da sola con me. Infatti tu te ne sei andato via subito, no? Insomma, io cerco com'è naturale di baciarle. E dato che resiste, penso a buon diritto che lo faccia apposta. E siccome si fa sempre più testarda, tra me e me dico, ma tu guarda che razza di scema. Allora chissà, le avrò dato una spinta. Il fatto è che lei cade e sbatte la testa su quel pomo della spalliera del letto. E tutta a un tratto è lì spenta. Da un secondo all'altro si è spenta. E io a implorarla, la prego, non faccia la commedia. Invece era già morta. Ma buon Dio, questo non è omicidio. Che cosa si fa adesso? Bisogna riflettere bene sul da farsi. Bertolt. Robert. Agnes. Come ne veniamo fuori? Questo è il punto adesso. Tu mi aiuterai? O permetterai che io vada in rovina? Lascia in pace nostro figlio! Su, parla! Fammi capire le tue vere intenzioni. Cosa hai in mente? Vuole vedermi in galera? No, no. Ma la vera questione è questa. Come ne veniamo fuori? Vi ha visto qualcuno? Sì, ma questo con i soldi si risolve. Spero che tu abbia del contante qui in casa. Tutti sanno che Bertolt e Margot erano amici. Che lui andava spesso da lei. Sospetteranno immediatamente di Bertolt. Ma lui non c'era. L'ha accompagnata a casa e quindi se n'è subito andato. A Lying Gris. Sì, facciamo così. Ascolta. Parti subito per Lying Gris. Sì, adesso. Studieremo ogni parola che dovrai pronunciare. Ce la caveremo, sta tranquillo. Purché non perdiamo la calma, ci atterremo punto per punto a quanto concorderemo. Bertolt, che cosa ti succede? Di te posso fidarmi o no? Sei un maiale. Bertolt. Ti ho già detto quanto mi dispiace. Io vorrei che non fosse mai successo. Ora che posso farci? Devi aiutarmi. Bertolt è un bravo figliolo. Sì, lo è sempre stato. Bravo e molto ubbidiente. Ogni cosa che gli abbiamo chiesto lui l'ha sempre fatta. Voleva aiutarlo. Per quello che poteva. Sì, capisco. E dov'è ora suo figlio? Ma non è da voi. È andato via da parecchio. Insieme con Hans Glogau. Da parecchio? Ma qui non si è ancora fatto vivo? No.
Dov'è suo fratello? A quest'ora. È al lavoro. E il suo ufficio dov'è? Pronto, edizioni Linder. Lei è già stato qui, io l'ho già vista. Harald Linder è mio zio. Ah, già, adesso ricordo. Suo zio è al telefono, le spiace attendere un momento? No, no, io non ammetto nulla. È inutile, Harald. Sanno già tutto. Avanti. Cosa c'è? Allora? Che volete? Su, dammi quel tagliacarte.